dimentica mai, no? Penso che, e dopo questo, il primo che abbiamo vinto, io sono, è quello, la Supercoppa italiana 2005, era appena fatto, e facevo il secondo di Francesco Toldo, e lì mi sentivo già, riuscivo a sentire già l'importanza di conquistare tanti trofei per queste istituzioni, scusami. E penso che è stato una cosa molto bella, perché è stato contro una squadra fortissima, che è stata la Juve a Torino. Allora penso che quello lì subito ho capito che stavo arrivando in una società bellissima e che c'era tanto da, come posso dire in italiano, c'era tanto da vincere, no? Perché i tifosi erano personaggi che, dopo vivendo in Italia e sapendo tutta quella situazione dei calciopoli, che l'Inter faceva sempre grandi squadre ma non riusciva mai a vincere un trofeo, io ho capito subito che ero arrivato per vincere tanto. E così è stato. Adesso farai parte per sempre della storia dell'Inter. Grazie davvero, grazie Ullo Cesar. No, grazie a tutti i tifosi che mi hanno votato, grazie ancora all'Inter, no, per tutto. Tutti sanno che oggi continuo vicino a questa società che mi ha dato tanto, come ha detto prima. Per me è sempre un piacere ritornare a Milano a fare dei lavori con l'Inter, perché se oggi sono un personaggio riconosciuto in tutto il mondo, sicuramente l'Inter ha dato una grossa mano, diciamo. Allora volevo prima ringraziare tutti i tifosi per avermi nominato, no? per aver regalato questo premio. C'ho qua di fianco a me, faccio vedere pure, guarda. Eccolo lì. No? E niente, grazie a tutti i tifosi. Grazie a te, avete visto il premio Timeless Edition by Pirelli. Grazie Ullo. In questo salotto andremo a sentire un po' quelli che sono i protagonisti della serata di oggi e cercheremo anche di confessarci un po' con loro. Il primo premiato è Ullo Cesar. Ullo, innanzitutto complimenti. Ciao, ben ritrovato anche da me. Ciao, ciao. Grazie, per me è un motivo di molto orgoglio fare parte di questo gruppo speciale. Volevo anzitutto ringraziare tutti i tifosi dell'Inter che mi hanno votato. Ullo, tu entri a far parte dell'Hall of Fame dopo Francesco Toldo. È un po' la storia della tua vita, praticamente. Ah, Franci per me oggi è un fratello, non è più un amico. È una persona, un professionista in cui ho imparato tanto da quando sono arrivato in Italia. E sinceramente essere di fianco a lui, a Hall of Fame dell'Inter, per me è un onore, perché sai, Franci, quando abitavo in Brasile, che non sognavo neanche di arrivare in Europa, giocare in Europa, seguivo Franci, era un portiere in cui mi stimava tanto, io lo stimavo tanto, scusami, e per me è stato un onore lavorare di fianco a lui. Ullo, ti chiedo qual è il momento che preferisci di tutti i tuoi anni all'Inter, quello che racconterai ai tuoi figli. Allora, i miei figli hanno partecipato, erano troppo piccoli, no? Penso che il 22 maggio 2010 è stato veramente un momento indimenticabile, no? Anche perché non solo la Champions League, ma tutta la stagione che abbiamo fatto in quell'anno lì, 2009-2010, è stato veramente una cosa per pochi, no? Però vincere la Champions League e essere sul tetto d'Europa sarà sempre il massimo. Nella Trophy Room, dove si sta svolgendo la serata di questa premiazione legata all'Hall of Fame, ci sono i tuoi guanti, quelli del 2010, quelli che hai utilizzato per fermare Leo Messi. Quello resta un po' il poster della tua carriera.
Guarda, sicuramente io quando ho l'opportunità di tornare a Milano, ma non solo i tifosi dell'Inter, quello che devo dire adesso, anche i tifosi della Juve, i tifosi del Milan, delle altre squadre italiane, mi fermano in strada, no, in aeroporto e parlano sempre di questa parata. Sicuramente penso che è quella che è rimasta nella memoria di tutti i tifosi, sicuramente. Anche perché è stata in semifinale di Champions League in Spagna sul Camp Nou e secondo me il giocatore che ha tirato penso che ha aiutato tanto ai tifosi rimanere con questa parata nella testa, diciamo in memoria, no? Da dove vado, dappertutto parlano di questa parata. Giulio, tu hai giocato in tante Inter, tutte fortissime, hai avuto tantissimi compagni, uno meglio dell'altro, e uno di questi ci tiene a farti un saluto speciale. Giulio, ciao fratello mio. Niente, sto passando qua per farti i complimenti pure alla società che ha riconosciuto quello lavoro che hai fatto, che è stato dimenticabile per la società, per i tifosi e più per noi compagni, perché sono stati anni bellissimi e ho avuto il piacere di stare insieme a te. Quindi ti faccio i complimenti, ti auguro tante belle cose e ci troviamo. Un abbraccio forte, fratello. Ciao ciao. Giulio era tuo fratello Maicon, che coppia insieme voi due. Guarda, è bello sentire il mio fratello. Michael è una persona in cui, secondo me, dovresti fare parte anche di questo Hall of Fame e sicuramente in futuro farà parte anche lui. È una persona in cui, insieme a me, altri ex compagni è stato uno dei protagonisti in assoluto in quello gruppo lì che ha vinto diciamo 14 trofei. Michael è una persona in cui era il mio compagno di camera e sai e a volte noi rimaniamo più in ritiro che a casa nostra perché giocando in una squadra come l'Inter era una partita ogni 3 giorni. Allora, rimaniamo qui insieme che con la famiglia a casa nostra. Era una persona in cui avevo piacere di condividere delle cose particolari mie, anche lui le sue. È una persona che auguro tanto tutto di meglio in questo mondo, no? È uno che sta giocando ancora. Una persona, un giocatore che non si stanca mai. E niente, Mike, grazie mille, fratello, amico. Può contare su di me per qualsiasi cosa in questo mondo. Ti voglio un sacco di bene, fratellone. E grazie per le parole spese su di me. Ti voglio bene, fratello, un bacio. Allora, tu sei il primo premiato di questa serata e oltre a ricevere un premio, in realtà abbiamo deciso che anche voi dovrete darci qualcosa, ovviamente con calma perché la situazione è quella che è, però arricchiremo quello che è il nostro museo, quella che è la nostra trophy room, con un vostro ricordo personale, un vostro cimelio. Appunto, Giulio, io vedo che tu stai giocando con qualcosina che hai tra le mani e secondo me è proprio quello il regalo che vuoi fare a tutti noi interisti, giusto? Sì, questo è un regalo molto speciale che abbiamo avuto dal da nostro presidente Massimo Moratti, no? Un portachiavi, vedete, ragazzi, mi avvicino qua, guarda. Sono tutte le 5 coppe che abbiamo vinto nella stagione 2009-2010, no? E qua c'è il numero 12, vedete, guarda, che è il numero in cui portavo, era la mia maglia, no? E qua abbiamo il numero 3, no? Che rappresenta la tripletta che abbiamo fatto in quella stagione lì. E è un regalo molto speciale, ci tengo tantissimo, però per me è sempre un piacere condividere delle belle cose con l'Inter.
Grazie Giulio, un regalo bellissimo che farà felice sicuramente tutti i tifosi dell'Inter, così come tu hai fatto felice tutti noi semplicemente indossando la nostra maglia. Grazie Giulio e benvenuto per sempre nella storia nerazzurra. Grazie ancora e ancora una volta grazie a tutti i tifosi. L'Inter è e sarà sempre e farà sempre parte della mia storia, della storia della mia famiglia. E non mi stancherò mai di ringraziare questa società che mi ha dato tanto, no? E niente, grazie, un bacio a tutti quanti, e forza nera azzurra, come si dice? Forza nera, no? Azzurri, nera azzurri. Forza Inter è meglio. Un bacio a tutti. Ha esordito a soli 16 anni con la maglia dell'Inter e se la sarebbe tolta 20 anni dopo. Nel mezzo una carriera indimenticabile con i colori nerazzurri tatuati nel cuore e la fascia da capitano al braccio. Come se fosse uno di famiglia, praticamente lo zio. Beppe Bergomi succede a Giacinto Facchetti e a Javier Zanetti tra i vincitori della Hall of Fame. Ha sempre vestito la maglia dell'Inter per tutta la sua carriera, 758 presenze e 28 gol dal 1979 al 1999. Con i nerazzurri ha vinto una Coppa Italia, uno scudetto, una Supercoppa Italiana e tre Coppe UEFA. Primatista di presenze in Coppa UEFA e Coppa Italia con la maglia nerazzurra è preceduto dal solo Javier Zanetti per presenze totali in Serie A nelle Coppe Europee e nel Derby di Milano. Vent'anni speciali in nerazzurro, li abbiamo raccontati così. Ciao Beppe Bergomi. Ciao, ciao a tutti, grazie. Ti abbiamo anche definito lo zio perché tu sei a tutti gli effetti uno di famiglia e oggi sei qui a casa tua. Che effetto ti fa? È un bel effetto, sicuramente, perché poi in questa sala con tutti questi trofei dietro, che è molto bella, ti dà quel senso di appartenenza, visto che ho indossato solo questa maglia ed essere qui oggi è veramente è un piacere, assolutamente. Indossare solo una maglia oggi è veramente una grande rarità. Qui ci sono tantissimi trofei che raccontano quella che è la storia nerazzurra. Se tu dovessi sceglierne uno che ti rappresenta di più, quale sarebbe? Ma guarda, io il primo non si scorda, che è la Coppa Italia che ho vinto con nell'81-82, dove ho fatto anche il mio primo gol, che era il 6 settembre, contro il Milan, che ci ha permesso di qualificarci. Però se devo sceglierne una, scelgo la prima Coppa UEFA, perché dopo tanti anni l'Inter tornava a vincere un trofeo internazionale e quindi quella finale, doppia finale con la Roma, la porto nel cuore. Quindi se devo sceglierne uno, scelgo la prima Coppa UEFA. Grazie, grazie Beppe Bergomi. Prego. E ci ha raggiunto lo zio qui nel nostro salotto. Ciao zio, complimenti, benvenuto nello Fame. Grazie, grazie, grazie a tutti, insomma, perché motivo d'orgoglio essere insieme a tanti campioni, davvero. Meritatissimo, prima abbiamo sentito tutti i tuoi record, abbiamo anche sentito la tua scelta per quanto riguarda il trofeo preferito. Ma il tuo momento preferito a livello personale, nella storia dell'Inter, nei 20 anni disputati con la maglia dell'Inter, qual è? Ma ci sono tanti momenti, perché non è facile scegliere, perché mi piace sottolineare l'esordio con Bersellini, dove mi ha detto: ragazzo, scaldati, eravamo in panchina in tre difensori, ha scelto me, quindi quello è stato veramente il primo passo. I 5 anni con Trapattoni, oppure quando Osvaldo Bagnoli
in dialetto milanese, mi ha detto: ma ti, tu te verre t'andà, vuol dire tu dove vuoi andare, per me sei il più forte. Io non volevo andare da nessuna parte, quindi Bagnoli ha fatto anche lì un'annata straordinaria. E poi vabbè, Gigi Simoni, che mi ha permesso di vincere ancora e di andare a disputare il mio quarto mondiale. E quindi ho nominato queste persone, ma raggruppo tutti. Poi, per farti capire, io ho pianto per un allenatore solo, che era Gigi Radice, perché c'era stato il cambio di proprietà e Pellegrini aveva già portato Castagnier, ma Radice aveva creato veramente grande empatia col gruppo, ma soprattutto con i giovani. Così, insomma, quindi ci sono tanti momenti belli che porto nel mio cuore, come le partite, non so, con la Aston Villa, una vittoria 4-0 con la Juventus, giocata da libero la prima volta, le vittorie e tutto quanto, però ci sono tanti snodi importanti. Davvero tantissimi momenti e tantissimi compagni. Zio, qui nella Trophy Room c'è una sala, una zona della sala che si chiama Jersey Exhibition. Ci sono 12 maglie. Allora, io prima ho fatto un giro, me ne sono segnate. Allora, Altobelli, ci hai giocato insieme. Come no? È stato mio capitano. Oriali. Abbiamo giocato insieme. Zamorano. Sì. Rummenig. Sì. Zenga. Sì. Brehme. Certo. Ruben Sosa. Sì. Yuri Djorkaeff. Sì. Polins. Anche. Mancano Picchi, Vieri e Adriano, che per ovvi motivi non possono far parte della lista dei giocatori con cui ha giocato, però più di metà, anzi praticamente il 90% delle maglie che abbiamo qui, tu le hai viste passare. A questo punto ti chiedo anche: riesci a scegliermene una, un compagno di questi 20 anni? È difficile, eh? È difficile, perché ho giocato con grandissimi campioni e degli amici. Allora, se devo scegliere, il cuore mi va su Riccardo Ferri, non c'è qui in questa maglia. No, non c'è, no? Perché siamo cresciuti insieme, sia nell'Inter, in nazionale, ma settore giovanile proprio, quindi abbiamo fatto tutte le tappe insieme. Poi, vabbè, faccio due nomi. Uno è Altobelli, perché è stato un giocatore straordinario e grande compagno. E poi dico Karl-Heinz Rummenigge, che l'ho marcato in mondiale, nella finale mondiale dell'82, dove lui non stava benissimo, quindi lì ho avuto un vantaggio. Ma poi un campione, ma umanamente era una grandissima persona. E quindi che queste due cose se le metti insieme, viene fuori una figura straordinaria. Senza nulla togliere a tutti gli altri, certo. Perché, come vuoi dire, con Walter Zenga ho diviso la camera per 10 anni, quindi è brutto lasciare fuori qualcuno, ma Altobelli e Rummenigge, insomma, li sottolinea. Zio, io ho sorriso quando ha detto Riccardo Ferri, sai perché? Per questo motivo qui. Ciao Beppe, sono veramente contento che sei entrato a far parte dell'Hall of Fame, un attestato importante da parte dei tifosi, e questo veramente te lo meritavi. Orgoglioso anche del fatto che insieme abbiamo fatto un percorso straordinario nell'Inter, e anche in nazionale, e per me tu sei stato il mio capitano, ma soprattutto un compagno leale di questo viaggio straordinario all'insegna dei colori nerazzurri. Un abbraccio e ancora tanti tanti complimenti. È bello, vedi che poi le parole, quelle che ho detto io, un po' si assomigliano, no? Perché tu devi sapere che il primo giorno, primo settembre 77, siamo arrivati all'Inter, siamo saliti sul pullman e ci siamo trovati uno di fianco all'altro. E allora allenatore Arcadio Venturi disse: prendete esempio da quei due lì. Perché? Perché avevamo i capelli corti. Allora era un segno distintivo avere i capelli corti, settore giovanile. E da lì siamo veramente partiti, come diceva Riccardo, in questo lungo percorso dove siamo stati insieme per 20 anni. E poi l'amicizia è rimasta anche dopo, che è importante. Io penso che anche magari se non ti vedi e non ti senti, ma c'è quella stima reciproca che basta poco, quella volta che ti vedi oppure condividi qualcosa per insomma stare bene con una persona, e lui è un amico. Zio, i capelli corti ma non i baffi? Avevo già i baffi. Avevi già i baffi. Io sì, avevo già i baffi, perché il primo torneo che ho fatto con l'Inter c'era la Coppa per i più giovani. E io, essendo di dicembre, avevo già il baffo, hanno voluto vedere la carta d'identità due volte. Però è una coppa che ho a casa che ricordo veramente molto volentieri. E, no, il baffo fino a dopo il mondiale l'ho tenuto. Non dimmi il perché, ma forse perché avevo mio fratello che a 4 anni più di me ce l'aveva anche lui, e poi quando ho cominciato a capire ho detto: no, tagliamo. Però insomma è sì, bello sì. Anche vedere come, difatti un dettaglio che poi difatti
hai deciso di eliminare dalla tua vita, ti accompagnerà per sempre. Sì. A proposito di dettagli, stiamo di fatti chiedendo a tutti i premiati di regalarci qualcosa, un cimelio da inserire all'interno del museo. Noi siamo qui nella Trophy Room, hai visto? Abbiamo praticamente 113 anni di storia nerazzurra, tu ne fai parte e abbiamo capito anche il perché. Hai qualcosa da regalarci? Come no? Ah. Sì, ho pensato a, tra i vari cimeli, a una maglia. Ok. A una maglia che, insomma, è una bella maglia, okay, prima di tutto, perché questa è la maglia del 93-94, sì, l'anno che abbiamo vinto la seconda Coppa UEFA. Uh-huh. Un anno non semplice, però alla fine è arrivato un trofeo. Però questa è una maglia che sono particolarmente legato, perché è una maglia bella. C'è Inter qui, il bottoncino, insomma, vabbè, non c'erano ancora il mio numero 2, i nomi sul... Il nome no, ma il numero è sempre quello. Il numero sempre quello, e quindi, insomma, secondo me questo è un bel ricordo, una bella maglia. È un gran regalo, tra l'altro zio, prima ti parlavo proprio di tutte le maglie che abbiamo qui, manca effettivamente la tua, ed è giusto così. Zio, grazie mille e di nuovo benvenuto per sempre nella storia nerazzurra. No, grazie a voi, davvero ringraziare anche tutti i tifosi e tutta la famiglia dell'Inter, perché far parte della Hall of Fame è un motivo d'orgoglio, vicino a grandi campioni che hanno fatto la storia di questo club, e quindi sono veramente felice e porterò veramente questa giornata nel mio cuore per tutta la vita, insomma, perché ho indossato solo questa maglia. È arrivato nel silenzio, da svincolato. Una volta sceso in campo fu chiaro a tutti che di lui l'Inter non avrebbe più potuto fare a meno. Leader, stratega, quasi veggente nel capire prima di tutti gli altri sul terreno di gioco dove sarebbe finito il pallone. In una parola, indimenticabile per tutti, il Cuciu. Esteban Cambiasso succede a Dejan Stankovic e Lothar Matthäus tra i vincitori della Hall of Fame. È arrivato all'Inter nel 2004 e nei 10 anni successivi ha collezionato 431 presenze, mettendo a segno 51 gol. Con i nerazzurri Cambiasso ha vinto 5 scudetti consecutivi dal 2006 al 2010, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, una UEFA Champions League e un Mondiale per club. Esteban Cambiasso, che piacere averti qui, buonasera. Ciao, buonasera. Abbiamo visto le immagini dove le tue tante azioni ci hanno ricordato quanto hai contribuito a dare all'Inter, quanto hai vinto, che effetto ti fa essere qui dove ci sono tanti trofei che hai contribuito a portare in nerazzurro? Beh, sicuramente mi fa ricordare tantissime emozioni, perché alcuni di questi ho contribuito in prima persona e ancora ho in mente tutte le emozioni vissute in quei momenti. Poi particolarmente essere qui per questa distinzione fatta anche dai tifosi, dove loro hanno scelto me in mezzo ad altri grandissimi nomi per far parte della storia grande della società, è un onore. Se ti dovessi chiedere di scegliere un trofeo tra questi, immagino che tu mi dica la Champions, ma se vogliamo trovarne un altro, quale può essere? Beh, direi due, lasciami questa possibilità visto che mi hai tolta la Champions, che sicuramente è un punto molto alto. E il Mondiale per club, perché soprattutto venendo da Sud America ha un sapore ancora molto più particolare il fatto di essere sul tetto del mondo. Però credo che per il ciclo che abbiamo aperto in quel momento per questa società, la prima Coppa Italia vinta nel 2005, quindi il primo dei miei trofei vinti all'Inter, per me ha un valore molto molto speciale. Grazie Cuciu, e benvenuto per sempre nella Hall of Fame dell'Inter. Grazie mille, mi emoziono ancora quando me lo dici.
Esteban Cambiasso, benvenuto nella nostra Hall of Fame. Come stai, Cuccio? Buonasera, bene, bene, molto contento. Cuccio, prima ti hanno fatto scegliere un trofeo, da gran signore hai evitato la Champions League perché sarebbe stato banale, ma se ti chiedo un momento personale tuo da calciatore dell'Inter, cosa prendi? Probabilmente dovrei prendere il gol segnato al Chelsea quella sera lì, soprattutto per il momento in cui mi è capitato di segnarlo, diciamo, un momento dove tornavano un po' i fantasmi delle eliminazioni precedenti negli altri anni, quindi si sentiva un po' un'atmosfera che non era perfetta e aver segnato quel gol per me, ma penso per tutto lo stadio, perché quando stai giocando lo respiri, è stata una bella liberazione. Quel gol è un po' la metafora della tua carriera da calciatore, perché tiri e vieni respinto, ci riprovi ancora una volta, di nuovo, e alla fine fai esplodere tutto e ti affermi come grande campione. Sì, probabilmente nell'insistere, diciamo che sono stato più un calciatore di pensare, di insistere, di cercare le vie che delle doti che ho avuto della nascita, diciamo, quindi mi sono dovuto creare il mio spazio e sì, lì c'è un po' la mia mentalità di non arrendermi. Cuccio, qui in Trophy Room abbiamo la maglia di Giacinto Facchetti, quella maglia che tu hai indossato in un momento speciale, in uno dei momenti più alti della nostra storia, hai voluto ricordare uno che la storia dell'Inter ha contribuito a creare. Sì, per fortuna anch'io ce l'ho, un'altra che mi hanno regalato dalla famiglia, con i quali ho un grandissimo rapporto. Per me era speciale nello scudetto che abbiamo vinto nel 2007 a Siena indossarla, perché era il primo scudetto dopo la scomparsa di Giacinto, e poi i figli me l'hanno anche data la maglia per darmi questa possibilità di nella sera di Madrid, diciamo, un po' unire quello che erano state le altre Coppa dei Campioni e quella nostra. Cuccio, 10 anni in nerazzurro, tanti compagni, dovessi sceglierne uno? No, non posso, diciamo, no, questo sì, dei trofei possiamo scegliere, okay. Degli oggetti possiamo scegliere, ma nelle persone no, perché non solo i compagni, diciamo, dei 10 anni nell'azzurro mi porto una famiglia, gente a Piano Gentile, tutti quelli che hanno contribuito, diciamo, sarebbe lì veramente una totale ingiustizia. Una risposta bellissima, io avrei sperato che mi avessi detto Pupi, però visto che non me l'hai detto lo dico io, Pupi ha qualcosa da dirti. Amico, compagno di tante partite, tante vittorie, volevo farti complimenti per questo ingresso alla Hall of Fame dell'Inter, riconoscimento molto meritato per tutto quello che hai fatto in campo e anche fuori. Sai che ti voglio bene, ti mando un forte abbraccio e complimenti ancora. Pupi. Sì, Pupi è molto più che un compagno, è molto più che un amico. Io dico tanti anni che uno fa, diventa famiglia, perché noi abbiamo vissuto non solo le emozioni che la gente ha visto e che ha in mente come sono le partite vinte e perse, perché anche nelle perse siamo state insieme, ma io parlo più delle nascite dei nostri figli, diciamo le prime persone che ti arrivavano all'ospedale erano normalmente gli amici del calcio, sia quando sono nati i suoi che quando sono nati i miei, quindi Natale, Pasqua, giorno dell'amico, giorno del papà, abbiamo passato tante cose insieme al di là di quello che sono le partite e tutt'oggi abbiamo un rapporto molto speciale con lui e con tutta la famiglia. Cuccio, abbiamo chiesto a tutti i vincitori dell'Hall of Fame che sono entrati a far parte per sempre della storia nerazzurra di regalarci qualcosa che potrebbe entrare a far parte per sempre del nostro museo. Procediamo con l'unboxing. Dai, ti va? Apriamo, allora, sveliamo questo segreto. Dai, vediamo, cos'è, cosa ci hai portato? Soprattutto vi chiedo di non spaventarvi per i colori, ma sono le scarpe con le quali ho segnato il mio unico gol in un derby. Diciamo nell'anno 2007 che abbiamo vinto contro il Milan sotto nella vigilia di Natale 2-1, ho avuto l'occasione di segnare il secondo gol, quindi è una giornata che per me rimane nella mia testa, nel mio cuore per sempre, quindi queste scarpe, anche se sono del colore dei vicini, per me vogliono dire tanto e tanto interismo. Mi hai fatto male con quei colori lì, quindi direi che va benissimo. Cuccio, grazie mille e benvenuto di nuovo per sempre nella storia del No, grazie a voi e soprattutto lasciami
un secondo ringraziare a tutti i tifosi che mi hanno dato questa possibilità, perché tante volte essere scelto della stampa o di altri organi è molto bello, ma essere scelto dai tifosi ai quali uno ha voluto rappresentare in ogni gara, perché alla fine noi giochiamo per i nostri sogni, ma giochiamo per i sogni dei nostri tifosi, quindi se loro mi danno questa possibilità di essere insieme a tutti questi grandi campioni che già fanno parte, e in più non conta soltanto la grandezza di questa società, sino che conta per me di più il fatto di essere una società che sento come casa. Una favola, per essere rispettata, deve avere i suoi eroi. Anche l'Inter ha le sue favole, e per quella più bella, come vuole la tradizione, non poteva mancare il principe. Diego Milito succede a Giuseppe Meazza e Ronaldo tra i vincitori della Hall of Fame. È arrivato all'Inter nella stagione 2009-2010 e con i nerazzurri ha collezionato 171 presenze e 75 gol. Con i nerazzurri Diego Milito ha vinto uno scudetto, due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, una UEFA Champions League e un Mondiale per club. È stato nominato miglior giocatore della UEFA Champions League nel 2010 e miglior giocatore della finale di Champions vinta contro Bayern Monaco. Vedere queste immagini è sempre un'emozione speciale, immagino lo sia anche per te. Ciao Diego Milito. Ciao, ciao a tutti. Senza dubbio che è un'emozione ancora guardare la clip, incredibile, no? Difficile da spiegare con parole. Sono passati tanti anni, ma l'emozione continua. Tu dove ti trovi adesso esattamente? Io sono a Buenos Aires, abito qua da quando sono ritornato dall'Italia e niente, sono qua a Buenos Aires. Ma è come se fossi qui con noi, nonostante ci siano davvero migliaia di chilometri a separarci. Che effetto ti fa vedere alle nostre spalle la sala dei trofei dell'Inter, dove tra pochissimo entrerai ufficialmente a far parte per l'eternità, perché oggi celebriamo il tuo ingresso nella Hall of Fame? Ma credetemi che è difficile da spiegare con parole quello che sento oggi, no? Per me oggi è una giornata molto speciale. Appena ascoltavo i nomi di Mazzola, di Ronaldo, e entrare alla Hall of Fame nerazzurra per me è una cosa meravigliosa, senza dubbio. Continuo a reiterare, è difficile per me esprimere con parole quello che sento. Per me è un grande orgoglio, sono fiero di questo. Logicamente ringrazio a tutti i tifosi che mi hanno permesso questo ingresso al Hall of Fame, e mi emoziono ancora, mi emoziono perché non è facile, perché comunque essere a fianco a grandissime leggende nerazzurre della storia di questo grandissimo club è veramente un'emozione incredibile. Tu, Diego, sei il principe, ma sei diventato re in una magica notte. Ed è normale pensare che il trofeo a cui tu sei più affezionato è proprio la Champions League. Io ti chiedo di sceglierne uno tra tutti questi che ci sono, oltre alla Champions, e di darci una motivazione. Guarda, logicamente tutti i trofei hanno un fascino speciale, perché comunque non è facile vincere, no? E tutti hanno un sapore speciale per me. Direi, oltre alla Champions, che sicuramente la ciliegina della torta, come sempre diciamo, direi lo scudetto, perché comunque è stato uno scudetto molto sofferto fino alla fine, che a un punto sfuggiva a nostro sogno di vincerlo,
A un certo punto la Roma ci aveva sorpassato, siamo arrivati all'ultima giornata con una sofferenza incredibile. Vincere al campo del Siena mancando poco alla fine, per quello dico lo scudetto, perché comunque il lavoro del tutto un anno è molto difficile cercare di vincere questo trofeo, quindi per me ha un valore incredibile lo scudetto 2009-2010. Diego, grazie di cuore e benvenuto nella Hall of Fame dell'Inter. Grazie mille a voi. Ciao Diego, benvenuto anche da parte mia nella nostra Hall of Fame, come stai? Ciao, come stai? Bene, tutto bene, per fortuna. Benissimo, ovviamente Diego, ti sei strameritato il diritto di entrare a far parte per sempre della storia nerazzurra. Prima ti hanno fatto scegliere un trofeo, quello che voglio chiederti io a livello personale, qual è il momento, il tuo gol preferito magari della tua carriera in nerazzurro? Che domanda difficile. Ho avuto la fortuna di fare dei gol belli, importanti, non solo per l'Inter, anche per me a livello personale. Rapidamente direi quello della finale, no? Della finale di Champions. Sono stati due gol belli, soprattutto importanti. Tra l'altro, direi il secondo. Sì, noi ce l'abbiamo anche qui. Quel pallone legato alla finale della Champions League. Tu di palloni a casa, tra l'altro, ne hai portati tantissimi, Diego, no? Era un po' una tua caratteristica, quella di riuscire ad essere decisivo sempre nei momenti in cui contava. Bah, diciamo che è il mio mestiere, no? Come attaccante, ho avuto la fortuna di avere una squadra o essere parte di una squadra magnifica, di giocatori di grande livello, giocatori fuori classe. E questa è la mia fortuna, essere parte di una squadra che sapeva quello che voleva, con giocatori straordinari, di grandi persone e soprattutto di grandi campioni. Diego, hai avuto appunto tanti campioni come compagni, anche tanti grandi uomini. Se ti chiedessi di sceglierne uno? Ah, che difficile, no? Perché era un gruppo straordinario, siamo un gruppo straordinario, perché ancora alla distanza di tanti anni continuiamo a sentirci. Ci mettiamo, siamo contenti quando uno fa le cose bene, veramente siamo un gruppo che ancora alla distanza di tanti anni continuiamo a sentirci, quindi è difficile scegliere uno, perché eravamo un gruppo molto unito e che ci ha permesso di vincere quello che abbiamo vinto. Bellissima questa risposta, Diego, perché è praticamente uguale a quella di tutti gli altri di quel gruppo a cui ho fatto questa domanda. Allora provo a scegliere io per te, perché c'è un compagno di quella squadra che ha qualcosa da dirti. Ciao Diego, ti volevo fare i complimenti per il traguardo raggiunto. Sono felice per te, perché sei un grandissimo, grandissimo campione, però sei una persona meravigliosa. Sono contentissimo perché te lo meriti, perché hai fatto la storia di tanti club dove sei stato. Lo so quanta gente ti vuole bene, sono felice e spero di vederti presto e di abbracciarti. Ciao, ciao grande Bomber. Diego, Goran Pandev ha voluto salutarti. Goran, che come te condivide un destino particolare, avete fatto la storia sia dell'Inter che del Genoa. Sì, grande Goran, veramente sono veramente contento, emozionato, perché un ragazzo straordinario, un grande campione, ha fatto benissimo in tutti i club dove è stato. Oggi tifo per lui, perché comunque sapete che anche un pezzo del mio cuore è a Genova, è stata la mia prima esperienza europea, il primo club, e ovviamente sempre lo guardo e sono contento per lui, che sta facendo molto bene. E ripeto, è un grandissimo campione,
un ragazzo straordinario che ci ha dato una mano impressionante arrivando a gennaio in quella stagione strepitosa che abbiamo fatto e sono contento per lui. Diego, prima di salutarci devo chiederti un'altra cosa, perché so che anche tu sei pronto a regalare un tuo cimelio al Museo dell'Inter. Sì, sì, ho tante cose veramente che sono tutti pezzi preziosi che ho, che guardo nel mio cuore o a casa, però c'è la maglia che ho qua, la maglia della finale, quella che ho giocato, credo che è un pezzo bellissimo, comunque i colori nerazzurri, ho pensato alla maglia della finale e lasciarla al Museo dell'Inter perché credo che si può apprezzare bene lì. Provo a parlare per tutti i tifosi nerazzurri, credo sia una scelta meravigliosa, Diego, grazie mille. No, grazie a voi, spero che a tutti i tifosi le piaccia questo oggetto prezioso per me, ha un significato speciale perché è quella maglia della finale, quindi significato molto importante. Sei fantastico, Diego, davvero, io ti ringrazio di nuovo e ti do ancora una volta il benvenuto per sempre all'interno della storia nerazzurra. Grazie mille, un abbraccio grande, per me è un grande orgoglio essere entrato nella Hall of Fame nerazzurra, guardare il mio nome accostato a grandissime leggende di questo meraviglioso club, per me è un motivo d'orgoglio, sono molto fiero di questo. È arrivato il momento di assegnare un premio speciale, un riconoscimento doveroso a chi si è distinto non solo per aver scritto una storia importante dell'Inter, ma anche per chi ha speso parte della propria vita per restituire dignità e aiutare i più bisognosi. Il presidente di una squadra da record, Ernesto Pellegrini. Cavaliere del lavoro, milanese, imprenditore, interista, uomo di cuore. All'Inter e nella vita si è distinto per l'attenzione per il prossimo, la solidarietà e valori fondamentali come l'inclusività e la fratellanza, soprattutto attraverso la Fondazione Ernesto Pellegrini Onlus, costituita nel 2013, che si propone di dare un aiuto concreto a chi si trova in situazione di temporanea difficoltà e ha come sua prima importante realizzazione a Milano il ristorante solidale Ruben, inaugurato nel 2014, anno in cui Pellegrini ha ricevuto anche l'Ambrogino d'Oro. Presidente Ernesto Pellegrini, un piacere ed un onore averla qui con noi questa sera, ben trovato. Grazie, l'onore è mio, fa molto piacere. Lei si è speso davvero tantissimo per questi colori. Che effetto le fa ritrovarsi a stretto contatto nella sala più importante della storia dell'Inter? Ma guardi, innanzitutto ringrazio l'amico Alessandro Antonello per aver pensato in primis me a questo premio. Mi sento ovviamente orgoglioso, onorato. E mi riporta con un pizzico di emozione ai miei 10 anni di presidenza, dove risaputo ho vinto 2 coppe UEFA, quando le UEFA contavano, partecipavano le seconde, le terze e le quarte squadre del campionato, mentre adesso tutte e 4, le prime 4 partecipano alla Champions League. Poi abbiamo vinto una Supercoppa e soprattutto uno scudetto dei record, però con qualche rimpianto. Va bene così. Ricordiamo solo e soprattutto le cose belle, Presidente, tra l'altro il suo legame con i colori nerazzurri e soprattutto con i tifosi nerazzurri è sempre stato molto importante. Le chiedo proprio questo allora, il suo rapporto con la tifoseria, perché quella interista è estremamente passionale ma anche delicata. Esattamente, è così. Ma io sono entrato allo stadio di San Siro
la prima volta nel 1954. Non avevo ancora 14 anni, e per assistere a una partita che valeva lo scudetto, Inter-Juventus, 6-0. La ricordo molto, ma molto bene, e devo dire che sono uscito dallo stadio non soltanto orgoglioso, ma innamorato di quei colori, dei nostri colori, dei colori nero-azzurro. Riguardo al rapporto con la tifoseria, è sempre stato molto, molto bello. Ultimamente, qualche domenica fa, quando allo stadio potevano accedere soltanto 1000 tifosi, sono stato applaudito caldamente da tutti quando mi hanno riconosciuto, e devo dirvi che mi è scappata una lacrima in quel momento. Presidente, lei riceve questo premio anche perché nel corso della sua vita si è sempre speso per le persone più in difficoltà. Da dove parte questa decisione così profonda e così personale? Io sono figlio di contadini e i miei genitori non erano certamente ricchi. Poi il mio capo della Bianchi, direttore generale, mi regalò 150.000 lire e nel 1965, e con quei pochi soldi ho costruito un piccolo impero che oggi dà lavoro a ben 10.000 persone. Cinque anni fa, nel 2015, ecco, ho sentito intanto l'obbligo, il piacere di ringraziare il nostro Signore per il tanto che ho avuto nella vita, e potevo ringraziarlo restituendo qualcosa a chi è stato meno fortunato di me. E così è nata la fondazione che porta il mio nome, al ristorante Ruben, dove ogni sera, anche nei momenti attuali di pandemia, vengono 300 persone più o meno a consumare un pasto. Pagano un euro per dignità. I bambini non pagano nulla. È un modo come un altro di ringraziamento. La parola restituire per me importante, soprattutto chi è stato meno fortunato di me. Grazie, grazie davvero Presidente per essere stato con noi questa sera. Grazie a voi, grazie a tutti, molto gentile. Un caro saluto anche a tutti voi tifosi che ci avete seguiti questa sera, grazie a tutte le leggende che sono diventate parte ancora più integrante della storia di questo club, ma soprattutto tanti auguri Inter per i tuoi 113 anni di storia.